Ciao, benvenuti su Cartisia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo una salsa molto gustosa, la crema di avocado ideale per farcire i vostri panini, per condire la pasta, buonissima sui tramezzini, buonissima anche per accompagnare piatti di carne. Credetemi, questa crema è davvero super super deliziosa da provare. Una crema che si presta bene a tanti ingredienti. Credetemi, io vi consiglio di provarla perché è davvero buonissima. Buona. Beh, adesso vi lascio al tutorial, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima. Prendete una ciotola. Vi serviranno 2 avocado. Questi pesano complessivamente 500 grammi. Private del torsolo e poi versate tutta la polpa del vostro avocado nella ciotola. Un cucchiaino di sale, pepe nero macinato, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, il succo di un limone davvero piccolo, questo è piccolino, quindi verso il succo di un limone, un pizzico di noce moscata, la buccia di un limone, sempre utilizzo sempre un limone piccolo, preferibilmente biologico, quindi verso anche la buccia del limone. Con il frullatore ad immersione vado ad amalgamare bene il tutto. E voilà, in pochi minuti una salsa molto gustosa è pronta. Ideale per condire la pasta, farcire i vostri panini, buonissima sui tramezzini, buonissima per accompagnare piatti di carne. È davvero una crema davvero deliziosa da provare, buonissima. La buona riuscita di questa salsa o crema di avocado, come la vogliamo chiamare, dipende molto dalla qualità del vostro avocado, quindi non utilizzate un avocado troppo acerbo, deve essere semi maturo, non troppo maturo. Poi, dopo aver amalgamato tutti gli ingredienti, assaggiate la vostra crema e se lo ritenete opportuno aggiungete un po' più di limone oppure di sale oppure di noce moscata o pepe nero macinato. Dovete personalizzare la vostra crema perché questo è un frutto che va lavorato poco alla volta. Quindi diciamo è una preparazione particolare perché dovete essere voi ad assaggiare e a regolare la vostra crema di avocado. Perché ci sono, come vi ho già detto prima, tante componenti che possono variare il gusto della vostra crema. Che dirvi, io spero che questo video vi sia utile, mi raccomando iscrivetevi perché ci sono in arrivo tantissime video ricette super golose e tantissime altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video e se volete potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cartisia. Se vi piace la ricetta mi raccomando lasciatemi un bel like, se volete condividete e lasciatemi un commento. Lo sapete, mi fa sempre piacere. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!